tutti i drammi che ruotano intorno a Reputation di Taylor Swift. Reputation di Taylor Swift farà la sua comparsa in tutti i negozi di dischi il 10 novembre, ma a giudicare dal clamore è come se avesse già fatto irruzione nelle nostre vite. Con chi ce l'hai Taylor? Ha milioni di fan in tutto il mondo, ma sono diverse le persone a cui non piace. Nel corso degli anni Taylor Swift si è fatta diversi nemici e quando è uscito Look What You Made Me Do sono stati in tanti a storcere il naso. Non ci sono state repliche ai palesi riferimenti contenuti nel video, ma è chiaro che il singolo e il nuovo album ruotano e portano con sé attorno a tutta una serie di drammi che potrebbero essere usati per la sceneggiatura di un film alla Beautiful. Appena uscita la canzone, ci si è subito chiesti, con chi ce l'ha? Kim Kardashian o Katy Perry? In realtà questi due nomi sono solo l'inizio di una lunga serie destinata ad allargarsi dal primo giorno in cui Taylor Swift è tornata tra noi. Nicki Minaj e Kanye West. Look What You Made Me Do è uscita il 25 agosto, e subito dopo Nicki Minaj che ha collaborato con Katy Perry in Swish Swish ha condiviso un tweet che molti hanno creduto rivolto proprio a Taylor Swift. Beumble, alcuni lo hanno inteso come un palese riferimento al presunto razzismo di Taylor Swift, le due avevano già discusso su Twitter nel 2015 a causa del video di Bad Blood, ma sembrava che la situazione si fosse appianata, tanto che si erano anche esibite insieme agli MTV Video Music Awards 2015. Di peggio. C'è solo quest'altra teoria, Reputation sarà lanciato il 10 novembre e decimo anniversario della morte della madre di Kanye West, Donda. Ora, c'è da sperare che non sia stato fatto apposta, perché nonostante la cattiveria di Taylor piaccia, sì, ammettiamolo senza timore, questo sarebbe un po' troppo. I legali di Taylor Swift hanno negato ci sia un collegamento tra le due cose, mentre Kanye West si è rifiutato di commentare. Beyoncé e Donald Trump. Altre voci di corridoio sostengono che Taylor Swift avrebbe copiato Formation di Beyoncé per Look What You Made Me Do, ma Joseph Kahn ha respinto le accuse. Ed è sempre Joseph Kahn a prendere in giro Kim Kardashian. In occasione di un'intervista rilasciata dalla regina dei reality in cui quest'ultima sosteneva che la figlia North avrebbe governato meglio di Donald Trump. Il 1 settembre, ossia 5 giorni dopo l'uscita del video, ha replicato con una foto di Kanye West con il tico on, nessuna replica dalla famiglia Kardashian. Nemmeno Katy Perry, che un tempo era la sua nemica giurata e che negli scorsi mesi andava in giro parlando del loro litigio, ha voluto dire nulla, almeno per ora. Resta da fare solo una cosa, aspettare. Perché dopo così tanto clamore e attacchi così pesanti, è improbabile che non ci sia una risposta. Taylor Swift forse dovrà stare un po' attenta adesso, perché le persone arrabbiate sembrano essere davvero tante, e anche se è tornata più forte dal regno dei morti, ce la farà a tenere testa a tutti.